Un saluto, ben ritrovati, come state? Immagino lo stato d'animo. Ben ritrovati, vi invito comunque a commentare numerosissimi e a iscrivervi qui se non avete ancora fatto. Se vi va, condividete questo video sui vostri social. 1-1 col Bologna, che viste le premesse forse poteva essere anche un risultato accettabile. Poi vediamo che il Bologna non gioca un granché bene e che il Milan delle riserve invece scende in campo con... Mi verrebbe da dire il giusto piglio, però dopo 30 secondi subiamo gol, quindi non è così. Il resto della partita è stata una buonissima partita del Milan, che ha avuto anche occasioni e che meritava di vincere la gara. Approccio subito pronti via, vedendola così, pasticcio un po' Ballo Touré, poi Rebic non chiude a dovere, palla dentro, Kalulu viene anticipato da Sansone, inizio shock e diciamo figurati. Rivedendo poi l'episodio, c'è Ballo Touré che viene buttato a terra. Ho rivisto proprio l'immagine, c'è l'avversario che gli prende il braccio da sotto e lo tira giù. In questo caso il VAR ha il dovere di analizzare i vari contatti e credo avesse il dovere di annullare il gol. Sarà un giudizio di parte, non lo so, ditemelo voi, proprio perché siamo una community, condividiamo il punto di vista. Il Milan poi gioca bene, inizia a ingranare, devo dire che la scelta di Pioli, che io contestavo, che non mi tranquillizzava, invece in termini di prestazione è stata buona, perché il Milan comunque ha giocato, e abbiamo trovato poi il pareggio con Pobega. Abbiamo avuto diverse occasioni nel secondo tempo, quando è entrato poi Leao ha dato delle palle in mezzo, un Brahim che se ne è mangiati due, Brahim in versione mangia gol, uno al limite da buona posizione poteva calciare sicuramente bene, tutto solo, e l'altro con la palla che viene ciccata passata sotto le gambe con un altro bell'assist di Leao. Sono entrati circa al 70° entrambi. C'è però un fattore importante, che è quello arbitrale, che adesso apriamo. Lasciatemi dire intanto sulle prestazioni, Origi ancora una volta. Non pervenuto. Irritante, scegliete voi. De Ketelaere, ancora una volta, non pervenuto, imbarazzante, scegliete voi. Un Rebic invece con un piglio giusto, diverso rispetto anche ad altre situazioni, ha avuto anche qualche buona occasione in cui poteva magari fare meglio, un colpo di testa centrale, qualche palla se l'è creata anche lui, è andato a combattere su diversi palloni. Poi per il resto, ecco, così poi andiamo sul tema arbitrale. Un ciao un po' più sottotono rispetto alle scorse partite. Kalulu che si è fatto anticipare sul gol, poi ha fatto una buona partita, soprattutto nel secondo tempo. Florenzi ha messo anche delle belle palle, ha un'ottima balistica. Ballo Touré che alla fine è stato propositivo, vivace. L'azione del pareggio nasce da una sua scorribanda sulla sinistra. Ha messo dentro delle palle interessanti. A centrocampo Vranx, finché retto, ha fatto abbastanza bene, poi dopo l'ora di gioco non ne aveva più, ha fatto qualche errore di troppo. Pobega, secondo me, è migliore in campo. Ha fatto gol, ha rischiato di fare un altro con una palla sempre messa da Leao e respinta. È andato a recuperare palloni, ha corso ovunque, ha gestito anche tecnicamente bene alcune ripartenze. Ha recuperato due o tre palle sulla tre quarti che potevano essere potenzialmente molto pericolose. Davvero un grande Pobega. Saremaker, che secondo me non è entusiasmato, è entrato Messias che ha avuto un ottimo spunto sulla destra, De Ketelaere abbiamo detto, di Rebic secondo me possiamo dire che c'è stata una discreta buona partita, Origi no good. C'è però il fattore arbitrale, per quanto mi riguarda il gol andava annullato perché c'è un fallo su Ballo Touré che viene buttato giù, comunque l'avversario ha il braccio sotto l'ascella e sul braccio, così, stretto, non puoi, ma andiamo oltre. Rebic si prende una palla, rientra, cade a terra. Step on foot, regolamento che anche sulla nostra pelle abbiamo imparato a conoscere. Step on foot, piede sul, il calcio sul piede. Rebic dice calcio di rigore. Succede che lo rivediamo e diciamo rigore. L'arbitro dice proseguite. Arbitro Massa al VAR Di Bello. Per Di Bello lo step on foot non è più calcio di rigore. Quello è un rigore sacrosanto, evidente. Lì non è grigio, o è bianco e nero, e quello è rigore.
O è rigore o non è rigore, non ci sono sfumature. Quello è rigore, detto anche da Marini nel post partita, contestato da Thiago Motta, che dovrebbe invece imparare il regolamento, oppure lo sa e fa finta di non saperlo. Lo step on foot è sempre rigore. E il Milan, capite che in quel caso manca un'occasione importante. Poi non so chi l'avrebbe tirato, forse Rebic, però quello è un calcio di rigore. Poi, nel secondo tempo, nel finale, una palla gestita da Vranx che va contro l'avversario. Credo che sia ancora Sumarò, lo step on foot di Sumarò, ancora Sumarò, braccio largo, l'avete visto una copertina di tre episodi, palla che unisce sul braccio. Tu non puoi avere un braccio così largo. Thiago Motta, che mentisce sapendo di mentire, dice movimento naturale del corpo, e no, non puoi prenderti il braccio così largo, ti assumi un rischio e se la palla ti sbatte addosso è calcio di rigore. Anche qui per Marelli è calcio di rigore, al Milan quindi. Se vogliamo convalidare il loro gol, ma per me ci sono dei dubbi, mancano comunque due calci di rigore. Ragazzi, di due ne avremmo trasformato uno, credo di sì. Al Milan oggi mancano due punti. Questo è evidente, è indiscutibile, è oggettivo, al di là della nostra passione rossonera. Mancano due calci di rigore. Ne è mancato uno in settimana con il Napoli, Krunic, però era Champions League. Ne è mancato uno nell'ultima partita. Quel fallo su Theo Hernandez sulla linea che era calcio di rigore. Parlando solo per oggi, mancano due punti. Con l'Empoli magari altri due punti, pur non avendo magari avuto altre occasioni che dovevamo sfruttare. Però la classifica oggi cambierà, in questo weekend cambierà la classifica e questi a poche partite alla fine sono punti pesanti. Non capisco, cioè noi con il calcio di rigore abbiamo un rapporto complicato. Non ci danno mai un calcio di rigore. Questo dopo un po' diventa alienante, cioè il rigore è un'occasione, è un bacino, un serbatoio di gol, di punti. Poi capisco l'arbitro, magari non lo vede, ma il VAR che cosa ci stavano a fare? Perché non giudicano o giudicano magari male, secondo il mio punto di vista, il fallo su Balotelli? Però quello è discutibile, è borderline, c'è cioè il grigio, va bene, hanno scelto dal non rigore. Lo step on foot, quello è sempre calcio di rigore. E al VAR come fanno a non giudicarlo calcio di rigore? Cioè in quei casi solo contro di noi, cioè solo se è contro di noi vale il giudizio del campo, altrimenti c'è il VAR. Il VAR a noi non interviene in questi casi e alla fine il braccio è largo. Tu non puoi avere il braccio largo così in aria, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? Parliamo di due punti che oggi mancano al Milan. È uno scandalo. Di fronte al quale si può parlare, a differenza del Napoli che invece ha parato del nulla, uno scandalo che rischia di pesare perché la classifica cambierà e noi meritavamo di vincere. Magari con uno o due titolari in meno l'avremmo portata a casa, non lo so, ma comunque c'erano tutti i presupposti per portarla a casa, nonostante le riserve. Da questo punto di vista faccio i complimenti a Pioli, che comunque ha individuato. Secondo me una giusta squadra con il senno del poi, anche se magari con un paio di titolari in più la portavamo a casa, indipendentemente da questi scandali arbitrali. Mancano due rigori, mancano due punti, la classifica poteva essere terribilmente diversa, in positivo. Commentate numerosi, ditemi che cosa ne pensate, ragazzi, e non credo di vedere con le lenti a contatto rossonere, lo dico molto sinceramente. Secondo me quali sono due rigori? Anche se fosse soltanto uno, dammene uno. Ragazzi, ballano due punti. Purtroppo è così. E sarà bagarre fino alla fine. Un peccato perché una vittoria oggi con il Bologna, che stava giocando benissimo, era meritata e sarebbe stata di una vitale importanza nella corsa Champions League. Commentate numerosi, iscrivetevi qui se non avete ancora fatto, siete dei cuori rossoneri e la pensate come me. Ciao!